Bentrovati web spettatori dallo studio di Gilda TV con in linea da Roma il professor Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Buongiorno professore. Abbiamo letto sul web le sue dichiarazioni sullo stato di confusione che vive la scuola in questo inizio d'anno con l'applicazione della nuova riforma. Cosa sta succedendo, professore? Beh, c'è molta confusione. Intanto la legge a giustificazione di fare gli errori è di difficile lettura perché, come sa, sono una bellezza di 56 pagine di Gazzetta Ufficiale per 230 commi circa, adesso non ricordo il numero esatto, ma sono tantissimi. Poi si sono succedute per un anno versioni su versioni, per cui magari qualcuno ricorda una versione precedente e non ha letto l'ultima, quella della legge in vigore. Quindi c'è molta confusione. Sono diversi casi di dirigenti scolastici che evidentemente sono andati nel pallone e leggono in modo errato questa legge, attribuendosi magari dei poteri che non gli spettano, perché è importante ricordare che questa legge non è più quella che prima, qualcosa è stato ottenuto, una cosa importante che è stata ottenuta è che al comma 1 e al comma 2 si riconferma che gli organi collegiali mantengono tutte le prerogative che avevano precedentemente all'uscita della legge stessa, quindi il collegio di docenti, il consiglio di classe, il consiglio di istituto, di circolo non hanno perso le loro prerogative. Quindi mantengono il loro potere, giusto? E invece i dirigenti che cosa stanno facendo? Stanno cercando di toglierlo? Ma capita di tutto, guardi, capita qualcuno che addirittura non conosce bene, sa, non si studia più il latino e quindi che dice che se il collegio deve scegliere per esempio i due membri del comitato di valutazione, scegliere non è eleggere, dimenticando che la parola eligo deriva dal latino scegliere, perché un organo collegiale può scegliere soltanto con il voto. Quindi qualche altro si dimentica e dice: beh, con la legge io ho nuovi poteri, le funzioni strumentali non sono più indicate dal collegio di docenti, ma le indico io. Questa invece è una parte del contratto che è tuttora in vigore, non è in contrasto con la legge, il collegio di docenti continua a scegliere le funzioni strumentali, quindi non si discutono queste cose. Alla redazione è arrivata una segnalazione di questo tipo. Un dirigente scolastico ha convocato le RSU e ha proposto di utilizzare il bonus per pagare tutti i docenti che si occupano di organizzazione e forse anche le funzioni strumentali, liberando così le risorse del fondo d'istituto per incentivare gli altri docenti. Questo passaggio è corretto e che ruolo avranno gli organi collegiali? Guardi, questo passaggio è parzialmente scorretto, perché la legge parla anche delle funzioni organizzative, cioè dice che il bonus va a chi è impegnato sia per il miglioramento dell'offerta formativa, ma anche a chi si occupa di organizzazioni. Quindi è parzialmente scorretta questa tesi, perché poi sicuramente non si può dire con questi soldi paghiamo le funzioni strumentali o li facciamo confluire nel FIS, perché questo non è previsto dalla norma, quindi anche qui si tratta di una lettura semplicemente, anche se parzialmente scorretta. Quindi non si possono spostare dei fondi dal fondo al bonus o delle economie dal fondo al bonus o viceversa, insomma. Sono separate. Qui si tratta di soldi pubblici, sì. E quando c'è una legge dello Stato che dice che mi danno dei soldi per fare una certa cosa, devo utilizzarli per fare quella certa cosa, anche perché se li faccio magari per ignoranza, imbecillità, non mi succede nulla di grave, ma se lo faccio sapendo di infrangere la legge, diventa addirittura reato, perché diventa peculato per distrazione, si chiama questo reato, che non si può, è vietato proprio dalla legge. E il collegio che funzione potrebbe avere in questo caso? Allora, guarda, il collegio di docenti, come dicevo, ha le funzioni di primo. Cosa fa il collegio di docenti? Intanto, per quel che riguarda le funzioni strumentali, le elegge, le indica, quindi le elegge. Poi il collegio di docenti elegge i due membri del comitato di valutazione. Si tratta di minoranza, ma il collegio di docenti può, con una delibera, dare degli indirizzi a questi suoi membri che vengono eletti nel comitato di valutazione su come utilizzare, per esempio, il bonus, il cosiddetto bonus per il premio, i più buoni. Ecco. Quindi questa è una cosa importante che si può fare a livello del collegio di docenti, non si va contro la legge, perché la legge poi affida la statuizione dei criteri per l'attribuzione del bonus al comitato di valutazione. E per quanto riguarda l'organico di potenziamento, che cosa sta succedendo, che cosa succederà, quando arriveranno questi insegnanti? Se lo chiedono tutti a scuola. Lo so, guardi, non è che ne sappiamo tantissimo neanche noi, perché il ministro non è che ci convoca e ci informa costantemente su quello che stanno facendo.
Diciamo che sappiamo che in questi giorni le scuole stanno indicando le loro necessità, non nel POFT, perché il POFT hanno allungato i termini, perché era chiaro che le scuole non ce l'avrebbero fatta. Il POFT, brutta parola, che significa piano dell'offerta formativa triennale, sarà redatto più avanti entro il 15 gennaio. Intanto però le scuole indicheranno le loro necessità di personale, sia per il miglioramento dell'offerta formativa, sia per la sostituzione del vicario del dirigente scolastico, e le indicano per aree, perché non è che se nella scuola serve un insegnante di storia e filosofia arriverà per forza quello, arriverà un insegnante che sta in quell'ambito, in quell'area disciplinare, perché non sappiamo bene con quale logaritmo funzionerà questa lotteria, ma sarà così, perché stanno chiedendo, hanno già avvisato che saranno per ambiti e non per materia, no? Poi un'altra cosa è chiara, che in parte questi che dovranno fare, se si legge la legge, di tutto e di più, perché nella legge non ha dimenticato nulla, si potenzia la storia dell'arte, si potenzia l'educazione fisica, si potenziano i laboratori, cioè si potenzia praticamente tutto, si diminuiscono anche i numeri di alunni per classe, e lo dice in forma imperativa, dice il dirigente scolastico ridurrà il numero di alunni per classe, una forma che io trovo divertente. Nello stesso tempo però la legge dice che questi colleghi dell'organico potenziato faranno innanzitutto i tappabuchi, perché dovranno coprire le supplenze fino a 10 giorni. Allora, noi siamo tutti insegnanti, da questa parte e dall'altra parte la barricata. Io voglio capire come si fa a realizzare un progetto di potenziamento dell'offerta formativa di una determinata materia, se poi il collega, quando un altro suo collega è assente perché c'ha l'influenza, prende e va a fare la supplenza. Cioè, mi pare che sia il tutto abbastanza contraddittorio. Certo. Una domanda che tutti si aspettano una risposta, una buona risposta: il contratto? Il contratto, guardi, proprio domani, martedì, avremo l'ARAN una riunione preliminare, perché la legge 165, integrata dalla legge 150, quella di Brunetta, ha stabilito che gli attuali comparti debbano diventare 4 anziché gli attuali 11. E allora, prima di aprire il contratto. È una questione che è stata rinviata a lungo, perché non c'è accordo tra i sindacati su come operare questa riduzione dei comparti. Adesso è diventato urgente, domani si farà questo passaggio preliminare, si aprirà questo tipo di contrattazione. Poi, per rinnovare qualsiasi contratto, occorre che il governo stanzi la pecunia, i soldi. Certo. Le voci che arrivano sono pessime, perché si corre voce di circa 300 milioni di stanziamento per 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Significa una cifra offensiva di 7-8 euro. È ovvio che con queste premesse non si potrà fare nessun contratto, non capisco, anzi, io credo di capire quale sia l'intenzione del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio non ha molta simpatia per i sindacati, e quindi più volte ha detto che il sindacato non serve, che i sindacati sono troppi, che magari dovrebbe esserci un sindacato unico. Allora, capisce, se io senza contratto do gli 80 euro a tutti quelli che hanno meno di 1500 euro al mese, e poi col contratto do 6-7 euro, è chiaro che il Presidente del Consiglio ha un obiettivo chiaro, quello di dimostrare che i sindacati non servono, perché il rapporto lo fa lui direttamente con i lavoratori. È una forma, direi, antipatica, indice di una deriva abbastanza autoritaria, che noi ovviamente non accetteremo supinamente. E quindi, nel caso si dovesse aprire il contratto, quali iniziative di lotta state pensando di attuare? Guardi, noi abbiamo due paletti fissi, intanto per cominciare. Il primo è che gli scatti di anzianità degli insegnanti non si toccano, perché se qualcuno in mancanza di risorse pensa di fare, come ha già tentato altre volte, il gioco delle tre carte e prendere i soldi da una parte e spostarli dall'altra, ha sbagliato. Quindi questo è un primo paletto. Il secondo paletto è che dopo 7 anni di blocco, perché l'ultimo contratto era quello del 2008, sottoscritto nel 2009, dopo tutti questi anni di blocco, quantomeno ci vuole un risarcimento rispetto al potere d'acquisto che gli stipendi hanno perso. Se non ci sono queste due premesse, penso che perderemo solo del tempo. Il 24 c'è un appuntamento unitario con gli altri sindacati, se non sbaglio? Certo, sono state indette delle manifestazioni di protesta da tutti e 5 i sindacati rappresentativi,
a livello regionale, quindi in tutti i capoluoghi di regione verranno indette contemporaneamente manifestazioni di protesta contro la cosiddetta buona scuola. E non è che perché è stato fatto un atto di violenza con la fiducia al Senato che noi accetteremo supinamente queste norme. Noi ci batteremo per modificare quelle parti della legge che riteniamo fortemente lesive della professionalità degli insegnanti. Prima fra tutte la questione della chiamata diretta nelle scuole da parte del dirigente scolastico, per cui l'assunzione del docente nella scuola diventa una specie di trattativa privata. È un concetto per noi inaccettabile e incostituzionale. Ricorreremo con tutti gli strumenti possibili, a cominciare dai ricorsi legali, e poi faremo anche tutte le pressioni sindacali e politiche necessarie per cambiare questa pessima legge. Bene, la ringraziamo professore, da Città TV un saluto. Arrivederci. Grazie, un saluto anche a voi.